Io sto fumetto lo aspettavo da tanto perché, beh, me ne avevano parlato bene chi l'aveva letto in fase di produzione, di editing, chi l'aveva fatto, ma aveva detto che poteva essere interessante. E quindi, niente, io ve lo faccio vedere e vi dico che dopo averlo letto. E bentornati cari lettori, come state? Spero tutto bene. Io sono Luca DJ, questa è Storia dell'altra vita. Qui parliamo di fumetti e di cose nerd. E se venite un po' più vicino, vi faccio scoprire un fumetto che adorerete alla follia. Forse l'inizio di un nuovo inizio per quanto riguarda la libraria di Sergio Bonelli Editore, la libraria di un certo tipo, perché noi sappiamo che c'è una libraria di Sergio Bonelli Editore che segue le gesta dei personaggi seriali e un'altra che invece va per i fatti suoi. E ce n'è una terza che è basata invece su racconti, romanzi già editi e che vede nella trasposizione anche televisiva o cinematografica, un grosso palcoscenico e soprattutto una grossa cross-medialità di poi quello che è il media. Quindi sono contento di potervi presentare quello che è il primo prodotto, non so se ce ne saranno altri, ma il primo bel prodotto di questo nuovo connubio. Noi conosciamo il commissario Ricciardi, per esempio, io ce n'ho tanti del commissario Ricciardi, è una serie che seguo con scusate, con molta passione e questa volta invece andiamo in altri luoghi, sempre al sud, ma in altri luoghi. Ragazzi, ho fatto già un video breve su questo perché mi è piaciuto così tanto che la mattina dopo ho voluto registrare un video breve. Uscirà il 17 di dicembre, ufficialmente nella perfida Terra di Dio, che è uno dei racconti più conosciuti di Omar di Monopoli. Io ora adesso non faccio il vecchio saggio, io non sapevo chi fosse Omar di Monopoli, ma poi ho capito che leggendo Wikipedia e altre cose, che praticamente è il rappresentante più autorevole di un nuovo tipo di romanzi. È nato nel 70, una cosa del genere, quindi anche abbastanza giovane, e ha coniato un nuovo tipo di romanzi, gli spaghetti western, nel senso ambientazioni che ricordano molto il selvaggio west nel sud Italia, con i classici, purtroppo patologici, oserei dire, problemi che ha il sud, soprattutto nella nostra penisola. Nella perfetta terra di Dio è l'adattamento a fumetti di quello che è già, si sta già girando, credo, il nuovo serial TV della Rai, che andrà a sostituire probabilmente il commissario Ricciardi, che ormai ha visto finire proprio gli scritti, del suo autore. Quindi, com'è questa nella perfetta terra di Dio? Prima di questo vi dico che cos'è nella perfida terra di Dio, e ve lo dico leggendo la quarta di copertina, perché oltre al prezzo di 22 euro che potrebbe spaventare molti, perché questo cartonato è 170 pagine in bianco nero, c'è una bella trama e ve la leggo. In un Salento da post-apocalisse, il paese di Locca bardata è cornice di una vicenda corale incandescente interpretata da personaggi indimenticabili. Un ex pezzo grosso della Sacra Corona Unita, attore, ritorna nel paese natale dopo anni di esilio, assetato di vendetta. Come sarà accolto se ha due figli, Gimmo e Michele, due anime randagie pronte a essere inghiottite dal male che le circonda, entrambi convinti che il fuggiasco abbia ucciso la loro madre? Un western contemporaneo, scritto da Omar di Monopoli, sceneggiato da Maurizio Colombo e disegnato da Giuseppe Baiguera, che ha lo stesso devastante impatto di un film di Fernando Di Leo. E il senso del grottesco proprio del gotico sudista di Flannery O'Connor. Leggendo questa, però, che possono essere soltanto poche righe, non si capisce la reale miseria umana che verrà presentata in questo volume, e il trasporto con la quale appunto la si coglierà, sarà sempre decisamente complesso star dietro a questa trama. Sono state 170 pagine lette tutte d'un fiato. Vi faccio vedere qualche tavola perché il lavoro di Giuseppe Baiguera è stato interessante, è stato cinematografico, è stato
dettagliatissimo. Sono tavole che in questo grande formato io non ho il volume, lo vediamo in digitale perché ho il digitale, ma Dio, sta tosse non mi toglierà mai. In questo formato è veramente molto molto bello. Il colore non serve in queste cose. Il colore è inutile, il colore andrebbe a togliere anche il dramma delle cose. Parliamo di un racconto che non è una distopia, intendiamoci. Il post-apocalisse di quella frase deriva dal fatto che in questo territorio è stato fatto così tanto danno dall'uomo, dalla cupidigia umana, che sembra quasi post-apocalittico, ma in realtà viviamo nel mondo di adesso, di ora. Proprio momo, ci stanno gli smartphone, le macchine. Cioè, è un mondo contemporaneo. È qualcosa che potrebbe anche essere veramente accaduto, e questo è ancora più inquietante. Questo è il figlio di questo Tore, è Gimmo, che è forse una delle figure più innocenti e macabre allo stesso tempo. E questo spinge ancora di più la curiosità del lettore. Vi faccio vedere soltanto le prime tavole in cui lui praticamente scava una specie di, cioè non è che scava, l'avrà trovata, specie di grotta, e ha un Sancta Sanctorum di oggetti morti con all'interno di quella scatola qualcosa di inquietantissimo. Veramente inquietantissimo. Ragazzi, io paragono questa lettura a, per intensità, non per storia che è completamente diversa, a Stria. Stria è stata una lettura che ho fatto ultimamente, non l'avevo mai letta nei romanzi e fumetti, l'ho letta come cartonato, come libraria, in digitale sempre, non ho la copia fisica, ed è stata intensissima. Questa è paragonabile a quella e è ancora più intensa se pensiamo che potrebbe avere qualche fondamento di verità. Questi sono appunto i due fratelli che stanno lì senza far niente perché, beh, perché sono stati allevati dal nonno, che era una sorta di santone del luogo, che pensava dopo una visione di poter fare miracoli. In realtà era anche quello lì, la miseria umana che lo spingeva ad avere questo approccio per poter comportarsi non proprio benino con la sua comunità. Il padre, appunto, accusato da tutti quanti di aver ucciso la madre, che si è fatto anche il carcere, che era un boss locale, uno di quelli piccoli, con il rapporto col suo migliore amico, anche lui, boss insieme a lui, ma che poi succedono problemi. È un racconto di una tale intensità, di una tale verità in certi momenti, in certi atteggiamenti, che veramente è un miracolo che in 170 tavole Maurizio Colombo sia riuscito a dargli così tanta veridicità. Perché non nascondiamocelo, è difficile fare i film dai libri, perché appunto bisogna togliere qualcosa, bisogna sottintendere qualcosa, bisogna avere tempi molto più stretti. Fare un fumetto da un libro è ancora più complesso. E viva Dio, per esempio, abbiamo gli esempi del commissario Ricciardi che sono meravigliosi. Sono molto più belli i fumetti del serial TV. In questo caso, io non ho letto il libro, però posso dire che è tutto perfettamente comprensibile dall'inizio alla fine. Non ci sono buchi, non ci sono problemi di comprensione di quello che in realtà l'autore ci vuole dire, perché poi alla fine questa qui è una denuncia sociale di un certo mondo. Guardate, guardate questi qua dove stanno. Stanno buttati in mezzo a una specie di discarica con i copertoni che stanno bruciando, cose buttate lì. Sembra una discarica a cielo aperto. In realtà è proprio il loro territorio, la loro terra. Addirittura non possono bere l'acqua del pozzo di casa perché è avvelenata. Gli animali da cortile non possono essere mangiati perché sono pieni di tumori. Cioè, ed è una realtà che noi nella cronaca abbiamo vissuto poco tempo fa e che la cronaca ha dimenticato, ma che resta viva. Quindi, vi posso dire, vi terrà veramente incollati anche perché oltre appunto a tutto questo c'è anche una storia tosta, tosta, che vorrete capire come si evolve. Ed anche se
Ed anche se l'autore è stato bravo, Omar Di Monopoli e Colombo nell'adattamento, è stato bravo a farci capire un attimo prima alcune cose. Alla fine ci sarà un twist che non vi aspetterete, o almeno io non mi aspettavo. Quindi, ottimo volume, 22 euro non sono pochi, però se vi piacciono questo tipo di storie è un biglietto che vale la pena di staccare dal botteghino. Assolutamente ne vale la pena. Bello, bello. Sono contento di aver avuto la possibilità di leggerlo e di parlarvene. Se lo prendete, scrivetemi qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, che cosa è stato questo racconto per voi. E se questo veramente è l'inizio di di un nuovo ciclo di Libraria alla pari di Ricciardi, devo dire che è un inizio col botto, veramente col botto. Oltretutto un volume anche, fra virgolette, nato in modo sfortunato perché doveva essere presentato alla Games Week, poi è scomparso completamente dai radar, è stato presentato subito dopo la Games Week. Cioè, cose strane succedono in Bonelli, però probabilmente non ce l'avevano pronto. Il 17 dicembre disponibile per tutti, ma può essere ordinato prima in modo tale da riceverlo praticamente prima di Natale. Noi ragazzi ci leggiamo qua sotto nei commenti e ci vediamo domani per il solito prossimo video. Ciao belli. Se trovo termina registrazione.